situazione caotica quanto bellissima di presentazione di tutti questi libri, tantissimi, e tra questi c'è il mio effetto virtuale, un viaggio attuale in un mondo di possibilità che sono state per certi versi bloccate, già che qua ci sono delle necessità di trovare delle altre soluzioni, al di là del virtuale. Ci sono persone che passano, siamo immersi in parole, in situazioni, in possibilità, e non siamo virtuali, siamo adesso in reale, e come Carina, che è la protagonista del racconto che io oggi sto in persona, dovrà trovare delle soluzioni in un viaggio al di là di tantissime avventure e di un mondo ghiacciato in ospedale, voluto da poteri superiori, per arrivare a trovare nuovamente un contatto concreto. Tanti scritti, tanti avvenimenti, da tutti i punti di vista, in realtà che si cercano e si rincontrano con ricordi di un mondo che era e adesso non è più, con possibilità di quello che sarebbe nei sogni, viaggi su computer che poi invece devono riuscire a incontrarsi ad essere reale, e tra ricordi, ricreazioni digitali e reali, in una speranza proiettata per tutti. Riusciranno i nostri eroi? Chi lo sa? Lo saprà chi lo leggerà, forse. E poi vediamo cosa può accadere. Grazie.